News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 29 luglio 2022. Delitto a San Cristoforo per l'omicidio della 32enne Laura Valentina Giunta, avvenuta nell'abitazione della donna in via Salvatore di Giacomo. Il figlio ha confessato. Il giovane, dopo aver colpito mortalmente la madre con un'arma da taglio, si era reso irreperibile e, cambiandosi i vestiti sporchi di sangue, solo nelle mattinate la polizia era riuscita a individuarlo. In via Capopassero un minore è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con sé aveva 45 dosi di marijuana e 220 euro. Mala movida in piazza Teatro Massimo a Catania, un giovane di 22 anni con precedenti penali è stato denunciato per vilipendio dalla Polizia di Stato. Sanzionato per la mancata copertura assicurativa del ciclomotore, peraltro in fermo amministrativo, nel verbale scrive insulti e disegna oscenità. Grande successo di pubblico per i Black Eyed Peas, che ieri sera hanno incantato e trascinato in una grande serata di festa gli oltre 6.000 spettatori accorsi al Giardino Bellini per partecipare all'unica data italiana del tour mondiale organizzata dal Comune di Catania nell'ambito del Catania Summer Fest 2022. Migliaia di telefonini accesi e rivolti verso la band, che andavano a tempo di musica in uno spettacolo nello spettacolo. Il nostro notiziario flash va in vacanza e tornerà regolarmente online con tante novità giovedì 1 settembre. Per tutte le notizie vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social.